diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni, lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999, via Francesca 45, grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it. Le telecamere di Amici in Bici, guidate da Massimo Gallesi, adesso sono pronte per raccontare la seconda parte della giornata del Trofeo Comune di Castellucchio, manifestazione che ha trovato nel Comune di Castellucchio un alleato straordinario, organizzata dall'UCI Ceresarese del Presidente Simone Pezzini, ma anche ha trovato nella Proloco di Castellucchio altri alleati fondamentali per poter realizzare questa giornata di ciclismo giovanile a Sarginesco, con i giovanissimi al mattino e gli allievi che si stanno preparando per animare questa manifestazione, questo Trofeo Comune di Castellucchio, Trofeo Sergio e Domizio Salvagni alla memoria. Qui con noi abbiamo l'assessore Mario Pieropan, un po' il deus ex machina della manifestazione, anche se poi tutto il resto in termini logistici ci hanno pensato l'UCI Ceresarese, ci hanno pensato la Proloco, ma chi ha dato il via a tutto è proprio l'assessore Pieropan, appassionato di ciclismo, ma soprattutto con il suo obiettivo di riportare a Castellucchio e a Sarginesco in particolare il mondo delle due ruote, per regalare emozione non solo agli abitanti di questo borgo ma anche a tutti gli appassionati mantovani. E mi sembra che la prima parte della giornata, assessore, abbia dato ragione al suo progetto. Effettivamente, indipendentemente da Paolo, che è stato molto generoso nei miei confronti, effettivamente il bilancio della prima parte lo possiamo considerare molto positivo, sia per la partecipazione, l'entusiasmo e le società che tutto sommato mi hanno fatto capire che sono molto impegnate, lavorano molto per cercare di promuovere questo sport popolare nazionale, che se non ci fossero loro effettivamente, e ho visto anche molta carenza in base a come si organizzano da parte invece delle istituzioni, che dovrebbero anche essere loro partecipi di questo. Comunque speriamo che le cose cambino in futuro. E un grazie effettivamente da tutti quelli che hanno collaborato. Ha fatto bene parlare di Simone, ma direi anche della Maria Noellini, che attraverso un suo lavoro porta a porta ha creato anche le condizioni finanziarie per poter fare questa gara. Dobbiamo ringraziare, prima se ne parlava con l'assessore, anche la Protezione Civile, altro elemento fondamentale dietro le quinte di una manifestazione di questo livello. Una manifestazione che adesso dà la parola agli allievi, sono circa una settantina i partenti che dovranno affrontare un percorso di 8 km, un circuito che va fuori ovviamente dal centro abitato di Sarginesco, ma che rievoca un attimino quello che era il tracciato che tanti anni fa veniva utilizzato per gare di grande prestigio. Ecco, oggi si sono create le basi per un ritorno a tutti gli effetti del ciclismo a Sarginesco. Sono tutte strade comunali, diciamo che anche sono mantenute molto bene, lo dimostrerà anche la corsa, ma poi passano attraverso le campagne, le nostre campagne, il nostro territorio, che soprattutto, anche se c'è il caldo, pullulano di colori e che quindi danno quella bella sensazione. Non abbiamo le piccole alture, ma abbiamo un percorso pieno di curve che può anche facilitare qualche scatto e qualcheduno che può andare in fuga. Perfetto, io stamattina, parlando della manifestazione in generale, probabilmente ho mescolato le carte, perché si parte dal Trofeo Comune di Castellucchio, c'è il trofeo alla memoria a Sergio e Domizio Salvagni qui nel pomeriggio per gli allievi, ma abbiamo anche altri due riconoscimenti, uno alla memoria dei Barosi, Edoardo Barosi,
ecco, che è stato un corridore dilettante, che ha vinto anche gare. La sua grande qualità era quella della velocità, ed era uno che se arrivava in gruppo delle volte ce la faceva. Certo. E l'altro trofeo, quello che verrà assegnato oggi insieme al Memorial Sergio Domizio Salvagni, che è il trofeo Araldi. Araldi, Guido e Fausto. Sono due persone che si sono sempre impegnate nella guida. Uno sarebbe anche addirittura il bisnonno di oggi, di Alessandro Araldi, che corre proprio negli allievi oggi. Ci abbiamo tante aspettative, perché oggi addirittura è stato inserito anche il campionato provinciale. Esatto. E magari chi mi dice che magari non arriva primo, ma però vince il campionato provinciale. Noi ci speriamo. Delle volte è molto importante anche il campanile, perché noi siamo qua e delle volte sono quelli che stimolano poi per fare le cose, perché abbiamo anche dei riferimenti locali. Allora, tornando alla gara di questo pomeriggio, parliamo, sono 62 i partenti e avranno un circuito da affrontare di 8 chilometri, di affrontarlo 10 volte per 80 chilometri. In palio, abbiamo detto, c'è anche la maglia di campione provinciale. È un qualcosa in più che renderà l'appuntamento sicuramente ancora più interessante. Lasciamo allora la parola alle immagini curate da Massimo Gallesi per raccontare questa manifestazione. Grazie a tutti, grazie a tutti, perché anche tramite voi noi abbiamo anche, voglio dire, la possibilità di far vedere poi queste bellissime cose, queste bellissime corse, che alla fine la gente, tante gente magari non sa quello che poi alla fine si organizza e cosa costa l'organizzazione e com'è bello poi vederli correre. Grazie anche a voi. Grazie Assessore. Siamo alle battute iniziali di questo trofeo Memorial Sergio Domizio Salvagni, una competizione, come dicevamo prima, riservata agli allievi. Sono 62 i partenti, adesso si sta svolgendo quella che viene denominata la prova rapporti, e subito dopo l'atleta, una volta ottenuto l'ok per quel che riguarda la propria bicicletta, deve porre la firma sull'albo delle presenze. È un rito che viene sempre proposto in ogni competizione e quindi ecco gli atleti che stanno svolgendo questa prima parte di natura burocratico-tecnica, per poi dopo portarsi sulla linea di partenza e prepararsi ad affrontare gli 8 chilometri del circuito, un circuito che verrà ripetuto 10 volte per un totale di 80 chilometri. Alessandro Araldi, allievo Mincio Chiese, oggi corre sulle strade di casa. Ha gli occhi di tutti i propri compaesani puntati, perché si parla anche di campionato provinciale. Sì. Allora, in bocca al lupo intanto per questa competizione. Il circuito lo hai, lo credo tu lo conosca a memoria. Occhi chiusi. Ecco, qual è il punto secondo te fondamentale del tracciato per poi poter tentare il colpo? Sicuramente cercando di stare davanti, di affrontare le curve sempre davanti e magari tentare anche qualche fuga. Certo. Alessandro Araldi quest'anno ha partecipato anche al campionato italiano del cronometro individuale, è una stagione che sta comunque dando soddisfazioni. Sì, sì, perché già fare il campionato italiano, insomma, è già un bel risultato, appena incominciato e niente, speriamo di continuare bene. Allora, lasciamo con Alessandro la concentrazione per questa gara. In bocca al lupo, ci risentiamo dopo. Grazie. Dopo le tante parole è arrivato il momento degli atleti che devono, con le loro i gesti tecnici, devono sicuramente emozionare ed entusiasmare il pubblico. Sono pronti, sono 62. Usano ovviamente biciclette che hanno da rispettare un dato tecnico, il cambio, ovvero un 52-16 che produce una pedalata di 6 metri e 97 centimetri. Ricordiamo che i ragazzi in gara sono di età compresa fra i 15 e i 16 anni. Lo speaker sta cercando, ovvero l'assessore Mario Pieropan, di dare gli ultimi indicazioni prima del via. 3, 2, 1, via!
Baffi! Il primo trofeo Sergio e Domizio Salvagni, trofeo Araldi, è entrato subito nel vivo dopo un giro affrontato ovviamente ad una andatura tranquilla da parte del gruppo. Sono iniziate le scaramucce e per la precisione dopo 12 chilometri ci prova da solo Righetti Nicola della Ausonia. Il suo affondo dura qualche chilometro, poi il gruppo ovviamente decide di alzare l'andatura e si riporta sul fuggitivo. I giri successivi proseguono sempre col gruppo che tiene a bada i più facinorosi e nessuno esce per tentare gli affondi. Dopo metà gara ancora siamo con il gruppo tutto compatto. Siamo sul percorso della gara riservata agli allievi qui a Sarginesco e tra ovviamente i tecnici che stanno seguendo con grande attenzione le prove dei propri atleti abbiamo Luigi Pisaroni della Corbellini, ma è anche il presidente provinciale del comitato FCI di Lodi. Allora, una gara sotto un sole cocente, da tecnico, per i ragazzi questo cosa significa? Questo è una dimostrazione di sacrificio sicuramente e comunque di una costanza non di poco conto, per il semplice motivo che con penso quasi 40 gradi andare ad affrontare 80 km di strada pianeggiante sia veramente difficile. Una gara che ovviamente lascia grandi chance ai velocisti, ma questo non significa che qualcuno possa magari nel finale con qualche colpo a sorpresa così scombussolare i programmi. Sì, in effetti ho visto che ci sono 2-3 squadre con diversi corridori, bisogna vedere sempre cosa decidono di fare e le caratteristiche appunto di questi corridori, delle squadre di questi corridori. Giacchetta da tecnico, giacchetta da dirigente, presidente provinciale, a seguire una manifestazione di questo genere per degli atleti come quelli di Lodi è un tracciato che possono conoscere tra virgolette per le loro caratteristiche o secondo lei il tracciato magari non si addice al periodo? Ma sicuramente è un tracciato più o meno come le nostre strade, diciamo, tutta pianura, le caratteristiche sono quelle che abbiamo anche noi, non peraltro abbiamo scelto appunto di venire a correre in questa zona, proprio perché le caratteristiche si addicono ai nostri corridori. Dei suoi atleti, i 4 sono in gara, quale per le caratteristiche del tracciato è il più indicato per poter ottenere un risultato? Ma abbiamo un buon passista e abbiamo un passista veloce, il velocista da noi non c'è, niente, per cui deve essere una corsa che deve essere creata ad hoc per poter fare qualcosa, ecco, perché se arrivano tutti in volata non abbiamo chance. Dopo il primo giro le scaramucce sono iniziate, c'è un atleta dell'Ausonia che ha deciso di prendere il volo, andarsene, ma poi il gruppo da dietro è sempre pronto per riprenderlo. Questi scatti e controscatti tolgono energia, tolgono la possibilità di usare bene la strategia? Ma in certi casi diciamo che sono strategie organizzate fin dall'inizio, in certi casi e poi non vanno a buon fine, niente, sono scaramucce come giustamente ho detto, per cui tentativi, non so, dipende, le squadre, ripeto, questo è un corridore appunto della squadra numerosa e magari sta facendo il suo ruolo. Perfetto, ringraziamo allora Luigi Pisaroni della Corbellini e anche presidente provinciale di Lodi, in bocca al lupo per i ragazzi e per la sua squadra. Grazie, grazie mille, grazie a voi. Siamo più o meno a metà gara. 5 dei 10 giri in programma sono già stati percorsi sul circuito di 8 km. Ricordiamo che il Memorial Sergio e Domizio Salvagni, trofeo Araldi,
assegna tra le altre cose anche la maglia biancorossa di campione provinciale della categoria allievi. Per questo ambito riconoscimento in gara sono tre gli atleti, sono tutti e tre del Mincio Chiese, che stanno lottando per indossare il prestigioso riconoscimento che vale per un'intera stagione. Dopo 45 degli 82 chilometri in programma del Memorial Domizio e Sergio Salvagni Trofeo Araldi, dobbiamo segnalare un tentativo di fuga proposto da quattro atleti e per la precisione Nicolas Venturini e Roberto Generali dell'Azzanese, il 42 Berardinelli Michele dell'Aspiratori Otelli e Baffi Stefano della Cremasca. Hanno per il momento un vantaggio che si aggira intorno ai 15-20 secondi sul gruppo. A tre giri dal termine cambia decisamente pelle, aumenta l'andatura e al comando si portano in una ventina che hanno 30 secondi di vantaggio sul gruppo. Questo ovviamente a 24 chilometri dal traguardo. All'inizio del penultimo giro invece al comando si portano in due, esattamente Riccardo Baron e Eric Giancarlo Berlanda. Per loro un vantaggio sugli inseguitori di 35 secondi. Il primo gruppetto degli inseguitori è composto da una ventina di persone, il resto del gruppo è ancora più attardato. L'azione dei due fuggitivi continua anche al suono della campana. Mancano 8 km e 200 metri all'arrivo. È sempre la coppia formata da Baron e Garlanda al comando, ma alle loro spalle c'è un atleta, Generali, che è ad una quindicina di secondi di ritardo. Il gruppo è ancora più attardato. Allora eccolo qua, Riccardo Baron, 82 chilometri, gli ultimi 24 fatti in fuga insieme ad Eric Giancarlo Berlanda, una vittoria che hai costruito pian piano sapendo di avere un avversario temibile, ma all'ultima curva sei uscito con una marcia in più. Sì, bellissima gara, all'inizio un po' calma, però dopo i primi scatti è diventata una gara focosa, anche se sul piano. E tanta gente ha provato anche a venirci dentro e sì, insomma, ho fatto gli ultimi 2-3 giri con il compagno fuori e sono riuscito alla fine, all'ultima curva, a anticiparlo leggermente, perché se mi anticipavo lui avevo paura anche di perderla, a dire la verità. Non ne avevo tanta, però sono riuscito a giostrarmi bene le energie, e una bellissima con un caldo come quello di oggi. Come è stata gestita la gara? Cercando di stare al coperto oppure, come hai fatto tu, proprio a tre giri dal termine, ragazzi io me ne vado? Ah beh, sono stato al coperto i primi giri perché anche non essendo di questo di queste parti ho un po' capito insomma gli avversari. Poi ho visto che era buona e sono andato via, poi c'era il mio team che mi passava le borracce fresche, tutta l'acqua e me la gettavano addosso. E mi rinfrescavano e sono riuscito a tenere fino all'ultima. Per te questa è la vittoria numero?
È la prima di quest'anno su gare in strada. Perfetto, allora dobbiamo dedicarla come si fa di solito in queste occasioni. La dedichiamo ai miei genitori che mi portano sempre dietro e soprattutto alla mia squadra, al mio DS che mi ha passato un sacco di borracce fresche oggi e non ce l'avrei fatta, anche al presidente, certo. Allora, visto che abbiamo rotto il ghiaccio, adesso prima della fine della stagione, qual è l'altro obiettivo che ti sei posto? Di sicuro fare altre vittorie come oggi, magari da solo, arrivare da solo in due, così da godermi praticamente la volata. In bocca al lupo, Riccardo. Crepi, grazie. Gara straordinaria per Eric Giancarlo Berlanda, che però non è stata completata per un soffio dalla vittoria. Sei partito insieme a Riccardo Boron a tre giri dal termine, una gara soffertissima per un caldo incredibile. E poi sull'ultima curva lui ha avuto una marcia in più. Sì, ho preso prima la volata, ho sbagliato e ho fatto... Non sei riuscito più a recuperare? No. Quando avete deciso di abbandonare il gruppo, avete visto che c'era la possibilità di farla o è costruita pian piano questa fuga? Io sono partito, lui mi è stato a ruote e la fuga è andata a buon fine. Un tracciato che ricalca le tue doti tecniche o hai dovuto un attimo adattarti? Alla fine dovevamo adattarci perché eravamo stanchi tutti e due, stavamo perdendo secondi e... però ce l'abbiamo fatta. Un podio, una piazza d'onore che comunque premia tutto il tuo lavoro che hai fatto in questi 82 chilometri. La vogliamo dedicare a qualcuno? Sì, a tutta la squadra, alla mia famiglia e ai miei corridori che mi hanno aiutato a finire la gara. In bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie. Siamo con Gabriele Moreni, una gara che hai cercato di gestire come meglio potevi, sei riuscito a entrare nel gruppo che aveva iniziato la fuga, poi rimasti a due, dietro hai cercato di lavorare parecchio, ti sei meritato sicuramente la maglia di campione provinciale. Sì, io volevo puntare un po' ad arrivare un po' più davanti anche nella classifica, però non c'era un gran accordo dietro. E le gambe non ce n'erano tante, a parte poi per il caldo e c'erano tanti chilometri, il percorso pieno di curve era tutto un rilanciare e dopo è stata dura e volevo provare a fare la volata, ma appena sono uscito l'ultima curva mi è venuto un crampo e hai dovuto rinunciare. Sì. Comunque una maglia di campione provinciale è comunque uno stimolo per poter tentare di chiudere la stagione magari con qualche altro piazzamento o podio. Sì, con questa maglia abbiamo visto che stiamo migliorando e sperando di fare un buon fine stagione. Allora, un in bocca al lupo per il fine stagione, magari con qualche podio sul quale puoi festeggiare e completare l'opera. Grazie. E così è calato il sipario sul Memorial Sergio Domizio Salvagni Trofeo Araldi, una manifestazione che ha avuto come protagonisti 62 allievi con la vittoria di Riccardo Baron, ma soprattutto con la vittoria del ciclismo mantovano, la vittoria del ciclismo costruito con tanta passione, costruito con tanta volontà da parte dell'UCI Ceresarese che ha trovato un grossissimo sostegno nel comune di Castellucchio che ha creduto per primo l'assessore Mario Pieropan a questo progetto che ha avuto nella mattinata protagonisti i giovanissimi, nel pomeriggio gli allievi. Con le telecamere di Amici in Bici guidate da Massimo Gallesi abbiamo cercato di raccontarvi questi due momenti di ciclismo giovanile con l'auspicio di avervi divertito come si sono divertiti tutti quelli che erano a Sarginesco domenica 4 agosto. Bottoli.
diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni, lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999, via Francesca 45, grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it.